Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Un paio di giorni che insomma tra una cosa e l'altra non ci siamo potuti vedere qui su YouTube e continua, diciamo, la mia precauzione va per l'occhio bigro sinistro, ma prima di venire a parlare di Serie A e Serie B, veri motivi di questo video, volevo fare un piccolo preambolo. Anzi, due piccoli preamboli. Il primo è nostrano, voglio ringraziare come tutti i nostri cari tifosi della Fortitudo Trani per il lavoro fatto dal coach Matteo Todor in questi 4 anni di percorso su con la Fortitudo Trani in panchina, la guida della prima squadra. Fatto un grande percorso, grazie mille di cuore caro Matteo, i migliori distinti auguri per i tuoi impegni futuri dentro e fuori dal campo, nella vita in generale. Secondo e ultimo piccolo preambolo, la vittoria, la prima vittoria del 2022 di Pecco Francesco Bagnaia nel Moto Gran Premio di ieri di Jerez de la Frontera in Spagna. Credo, se non vado errato, che Francesco Bagnaia ora è quinto in classifica piloti con più di 50 punti, se non ricordo male. Poi questo fine settimana invece gareggerà la Formula 1, speriamo bene, per la nostra Ferrari di Maranello, la rossa. Bene, parliamo di Serie A. Cosa possiamo dire? Che come ho scritto nel titolo, calcio Serie A e Serie B alle battute finali, è proprio così, le ultimissime partite, anzi per quanto riguarda per esempio la Serie B, l'ultima giornata che sarà questo venerdì. Per quanto riguarda la Serie A, oggi si chiuderà il turno numero 30, numero 35 con posticipo da lunedì sera il Monday Night Atalanta Salernitana alle ore 20:45, diretta TV esclusiva Pay TV su DAZN e Sky Sport Calcio HD Italia. Prima della classifica elenchiamo anche le prossime partite. Tra 3 giorni, contando da oggi, il 5 maggio alle ore 18, il recupero della 20ª giornata Salernitana-Venezia, un crocevia fondamentale, super fondamentale questo sia per la Salernitana che per il Venezia. La 36ª giornata vedrà queste partite. Avremo quindi il giorno dopo di Salernitana-Venezia, Inter-Empoli alle 18:45, alle 21 Genova-Juventus, il 7 maggio avremo alle 15 Torino-Napoli, alle 18 Sassuolo-Udinese, alle 20:45 il posticipo degli anticipi del sabato Lazio-Sampdoria. L'8 maggio avremo a mezzodì 12 e mezzo Spezia Atalanta, alle 15 avremo Venezia Bologna, alle 18 Salernitana Cagliari, alle 20:45 il mio caro Milan contro in casa della nostra super bestia nera Verona. Allora, la classifica. Ora vi dico subito, per quanto riguarda i piazzamenti Champions League, sono già sicuro di andare in Champions Milan e Napoli, e forse credo anche, se non vado errato, Napoli. Allora, io credo forse manco giusto un pizzico. Comunque, a parte questo, abbiamo il Milan capolista, ma è tutto da vedere. La lotta è accesissima tra Milan ed Inter. Milan primo a 77 punti. Quindi ieri diciamo che prima vittoria del Milan a San Siro con 75.000 spettatori. Poi nel pomeriggio tardi l'Inter che vince 2-1 ad Udine,
quindi botta e risposta. L'Inter segue a meno 2 dei cugini milanisti a 75, il Napoli a 70, la Juve a 69, zona Europa League, Roma 59, Conference Lazio 59, la Fiorentina che deve assolutamente riprendersi, che ha perso 3 partite nelle ultime 3 gare, praticamente i viola non vincono dal 16 aprile, Fiorentina Venezia 1-0, quindi potremmo dire inizio di crisi aperta per la Fiorentina, settima 56 punti, l'Atalanta 55, che è, ora chiariamo subito, se stasera pareggia va a pari punti con la Fiorentina, se l'Atalanta vince va a 58 e diventa settima, se perde l'Atalanta la Salernitana fa un passo in più arrivando a pari punti col Cagliari a quota 28, ma tra poco parleremo anche della zona retrocessione. Non il Verona a 52 punti, decimo Torino a 47, undicesimo Sassuolo a 46 con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, dodicesimo l'Udinese a 43, tredicesimo Bologna che sta facendo con quello di ieri il sesto risultato utile di fila nelle ultime 6 partite, 43 punti per il rossoblu. Empoli 14esimo a 37 punti, 15esimo la Sampdoria a 33, stessi punti 16esimo lo Spezia, 17esimo il Cagliari 28, e dicevamo appunto in caso di colpaccio della Salernitana a Bergamo andrebbe a pari punti del Cagliari a quota 28, Salernitana che in questo momento è 18esimo a quota 25 punti, 3 vittorie nelle ultime 3 partite per i campani, Genoa 19esimo a 25 punti, una sola vittoria nelle ultime 5 partite, ovvero quella del 24 aprile Genoa-Cagliari 1-0, Venezia sempre più ultimo con 22 punti. Quindi cari amici ragazzi, come dice Lino Banfi, tutto può succedere ed accadere sia in zona scudetto che in zona retrocessione. Io dico un caso specifico a Forza Milan per i miei colori e Forza Cagliari per la salvezza. In Serie B, giunta all'ultima giornata, però volevo fare un piccolo riassunto della penultima e 37esima giornata, con questi risultati: Ternana Perugia 1-0, Spal Frosinone 3-0, Pordenone Crotone 3-3, Pisa Cosenza 1-1, Parma Alessandria 2-2, Monza Benevento 3-0, Vicenza Lecce 2-1. E qui ci tengo a dire come sia Lecce Pordenone sia porte chiuse, secondo me è giustissimo, perché è vero che è un'ingiustizia che una società deve pagare per colpa degli stupidi, però è altrettanto inspiegabile che dopo il gol del Lecce tu, che sei in trasferta a Vicenza, non puoi permetterti di lanciare fumogeni e petardi rischiando di far seriamente male ai giocatori avversari del Vicenza in questo caso. Quindi per me, lo dico a chiare lettere, la partita contro il Pordenone di questo venerdì deve essere assolutamente a porte chiuse e non ci sono scuse e giustificazioni. Cremonese contro Ascoli 0-1, Cittadella contro Brescia 1-0, Regina Como 1-4. 38esima, ultima giornata che darà verdetti: promozione diretta Serie A, playoff, playout, retrocessione Lega Pro, Serie C avremo tutte alle 20.30 in contemporanea sia su DAZN che su Sky Sport Calcio HD Italia queste partite. Questo venerdì, chiariamo, tutte in contemporanea alle 20.30. Alessandria Vicenza, Ascoli Ternana, Benevento Spal, Brescia Regina, Como Cremonese,
Cosenza, Cittadella, Crotone, Parma, Frosinone, Pisa, Lecce, Pordenone, Perugia, Monza. La classifica vede in questo momento esatto il Lecce a 68 punti, il Monza a 67, quindi parliamo chiaro che se Lecce e Monza vingono, queste stesse due squadre andrebbero aritmeticamente in Serie A, nella Serie A 2022-2023. La Cremonese è terza a 66, Pisa quarta a 64, primissimo turno playoff Brescia e Benevento 63, Ascoli 62, Frosinone 58, il Brescia è lì che vuole cercare un posto al sole nel playoff a 55 punti, la Ternana 54, Cittadella 52, Como 47, la Regina 46, Parma 46, Spal 39, Spal quindi a questo punto già salva, Alessandria, zona spareggio playoff 34 punti, Cosenza anche lei zona spareggio playoff 32 punti, Vicenza ancora non retrocessa definitivamente a 31 punti, quindi c'è una possibilità almeno di arrivare alla zona playout spareggio, definitivamente retrocessa in Lega Pro Serie C il Crotone a 26 punti e Pordenone a 18 punti. Quindi in ultimo per questo video, forza Lecce, viva lo sport! E soprattutto non viva gli stupidi, anzi gli stupidi vanno puniti. Noi ci vediamo alle prossime occasioni o su YouTube, Facebook, Instagram. Buona giornata, buona settimana a tutti, forza la Fortitudo Trani e ciao!